Buonasera, io non vi parlo dei pensieri che ho elaborato su cosa si potrebbe fare insieme per la cultura della legalità, quelli potrete leggerli se avete tempo e voglia nel foglietto che c'è nella cartella stampa. Volevo rivolgere un augurio ai ragazzi che si trovano qua, di acquisire consapevolezza, di acquisire, come ha detto David, responsabilità, cioè la capacità di reagire di fronte alle sfide della vita. Venendo qua ho pensato, io da ragazzo avrei rischiato di finire qua. Quando ero ragazzo io frequentavo gli ultra dello stadio, quelli cattivi, e frequentavo anche i centri sociali, quelli cattivi. Perché? Non perché fossi cattivo, ma perché ero incazzato col mondo intero. Mi sentivo in guerra con il mondo intero, ero diventato un violento. Pensavo che questo mondo non fosse giusto, ce l'avevo con i miei genitori, con gli insegnanti, con la società, con lo Stato, con tutti. Essere responsabili vuol dire capire che non è sempre colpa degli altri, che dobbiamo assumerci, non dico la colpa, perché se parliamo di colpa andiamo a caccia del colpevole, assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Questo vale anche per quei pazzi criminali dell'ISIS. Sono persone che vedono il male intorno a loro e non vedono l'abisso di male che hanno nel loro cuore. Tutti noi diventiamo vecchi, non tutti diventiamo grandi, e diventiamo grandi quando riusciamo ad assumerci la responsabilità. Io mi auguro che questa giornata, insieme con le altre belle giornate che organizza l'amico Antonio, sia un passo verso la crescita interiore e che i ragazzi di questo istituto possano uscire di qua più grandi dentro. Grazie. Sicuramente c'è la polizia.